Anticipazioni e spoiler: La rosa della vendetta. Le anticipazioni turche ci rivelano che si assisterà a un salto temporale grazie al quale si scoprirà che Gül Cemal è morto. La notizia getterà nello sconforto in primis sua mamma Zafer. La donna, dopo che in passato aveva rinnegato suo figlio, si mostrerà disperata all'idea di averlo perso per sempre e non riuscirà a darsi pace. Come vediamo dalle immagini, Gül Cemal si butterà giù da un dirupo. L'unica cosa che lui ha sempre desiderato non era fare la guerra, ma bensì avere l'amore di sua madre, e ciò non è mai avvenuto. Il gran finale di sempre della soap La Rosa della Vendetta sarà caratterizzato da un salto temporale che permetterà agli spettatori italiani di andare avanti da 5 anni, arrivando a scoprire che nel frattempo c'è stata la morte di Gül Cemal. Deva nel frattempo è dovuta andare avanti prendendo in mano nuovamente le rendini della sua vita, pronta a dare il supporto necessario al piccolo Cemal, frutto del suo grande amore proprio con Gül Cemal. Attenzione però, ci sarà un colpo di scena, non è realmente come credete, ovviamente ve lo spiegherò nei prossimi video, quindi seguitemi, però il colpo di scena che nessuno si aspettava è il cambiamento proprio di mamma Zafer. Infatti, la donna si mostrerà disperata dall'idea di aver perso per sempre suo figlio, sebbene in passato non sia stata clemente nei suoi confronti. Zafer, infatti, non riuscirà a darsi pace e nelle puntate conclusive di sempre nella serie continuerà a sperare in un possibile ritorno a casa proprio di suo figlio Gül Cemal, perché il corpo non si è mai ritrovato e qui accadrà il colpo di scena che nessuno si aspetta, ma ovviamente ragazzi ve lo svelerò nei prossimi video, quindi se vi va continuate a seguirmi, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, io vi aspetto come sempre, ciao e alla prossima!